per vincere contro l'Isernia significava anche la possibilità di avere un ulteriore test ufficiale molto allenante. Si giocherà contro il Termoli, una squadra che l'anno scorso, magari ce la descriverai meglio tu, nel girone di ritorno è stata una delle migliori interpreti per punti realizzati nel girone F. Una squadra che l'anno scorso ha fatto bene, anche se la rosa rispetto all'anno scorso è cambiata, però secondo me si è alzata di livello perché hanno inserito in rosa giocatori veramente forti per la categoria, come la punta centrale Puntorriere, che è un giocatore che ha fatto sempre il girone sud, ha fatto anche la Lega Pro, un giocatore veramente forte, un attaccante veramente vero di categoria. Hanno preso Galdian come centrocampista, un play di esperienza, però anche lui ha fatto categorie superiori, quindi sicuramente il Termoli rispetto all'anno scorso, il livello della qualità si è alzato, sicuramente sarà una partita difficile. Rispetto all'Isernia il livello si alzerà, però sono molto fiducioso perché i ragazzi stanno lavorando alla grande, sono molto curioso anche di vedere l'impatto che avrà la mia squadra al cospetto del Termoli, però non ho paura perché, come ho detto prima, i ragazzi si stanno andando bene, atteggiamento è quello giusto, quindi sicuramente vedremo una bella partita. Sei curioso di vedere anche come verranno testati i tuoi ragazzi giocando un'ora prima, perché giocare alle 15 invece che alle 16 con questo caldo, insomma, non è sicuramente un beneficio. Quello è vero, anche se durante la settimana ci alleniamo quasi sempre a quell'ora, quindi non è un problema di temperatura. Sono curioso di vedere anche come reagiscono i ragazzi alla prima partita che faremo sul campo in erba. Sicuramente per i primi minuti sarà una partita dove ci dovremmo adattare perché non siamo abituati a giocare su questa superficie, però ci dobbiamo abituare, non la dobbiamo prendere come scusa perché quest'anno in Serie D la maggior parte dei campi sono tutti quanti campi in erba naturale, quindi non deve essere una scusante, ci dovremmo adattare il prima possibile. Però, ti ripeto, sono fiducioso perché i ragazzi rispondono alla grande, allenamento dopo allenamento, si è visto pure dopo la partita di domenica. Normale, di fronte avremo veramente una squadra veramente di categoria. Sulle scelte da effettuare, essendo l'ultimo test ufficiale sì, ma prima del campionato, potrebbero importi magari delle scelte diverse nella tua testa per valutare in pieno il tuo organico? Ma Marco, sicuramente qualcosina rispetto a domenica cambierò, come è giusto che sia, perché come detto tu devo valutare delle situazioni, anche la rosa, alcuni giocatori in determinati ruoli, però sicuramente non si stravolgerà la qualità della squadra rispetto alla partita di Isernia, perché questa veramente è un'ottima rosa che a livello di qualità veramente sono tutti 22-23 giocatori bravi. Sicuramente si vedrà un Teramo affamato, un Teramo che ha voglia di passare il turno.